il tubo, eccoci qui tornati con un nuovo gameplay. Era da un po' di tempo che non lo facevo. Oggi siamo in compagnia di tre simpaticoni. Allora, siamo con Turok, Paolo e Robert. Adesso un attimo perché non sento una ceppa, che è partito il volume fortissimo. Allora, state. Ok, si è calmato. Allora, siamo su Metal Gear Solid 5. Phantom Pain, come lo chiamerebbe qualcuno in questa chiamata, Phantom Penis. Allora, iniziamo subito con Turok. Cosa ti aspetti da questo nuovo Metal Gear? Hideo Kojima Game. Esatto, è proprio la risposta che volevo. Adesso lasciamo il meglio per ultimo, quindi parliamo subito con Robert. Robert, cosa ne penserai di questo Metal Gear? No, sarà un gioco abbastanza curato. Esattamente, ok. E ora sentiamo finalmente un professionista che riuscirà a fare un discorso decente. Vai, Ma Paolo! guarda, sinceramente ho da un lato tante aspettative perché appunto, come sappiamo, è l'ultimo Metal Gear di Kojima. Da sottolineare, dico Gima, eh? Sì, esatto. Esatto. Dall'altra parte ci sono un paio di scelte viste un po' in Ground Zeroes che mi hanno fatto un po', in un certo senso, tentennare. Vedremo comunque. Se vuoi sapere le scelte che mi hanno fatto un po' Sì, tentennare, sono appunto alcuni aiuti che hanno inserito nel gioco. tipo quando ti beccano che vai a rallenti? Esatto, Ah, oppure, si può non disattivare so. volendo, però, eh. Sì, senza dubbio, almeno dico, però sai, certe cose, tipo anche quella sorta di visuale tipo Batman che vedi i luci dietro i muri, fa perdere un po' il Senti, invece del coerenza. cambio di voce di Kiefer Poi, Sutherland invece di David Hayter, cosa ne pensi? oddio, quello mi ha buttato veramente giù, sinceramente, perché pagare così tanto un attore per avere quattro battute in croce fra le altre cose. Però è bravo, se la sta cavando male, Ah, eh. sì, Cioè, non stona, non sicuramente. stona comunque su Snake. Però certo, abituato a Ma sai, abituato David esatto, alla Hayter. voce classica di Sì. Snake, un po', sai, ci resti un po' male. Poi, appunto, come dicevo, hanno speso un sacco di soldi per un attore quando potevano benissimo Certo. spenderli in ottimizzazioni e altre cose così. Ora c'è un piccolo filmato e c'è una musica anni 80 molto gaia. Vedo offuscato e credo di stare in ospedale, sì. Sì, quando vedete il gameplay sentirete questa musica, è veramente tanto gaia. Più gaia di No, wow. qualcuno che conosciamo noi. Partiamo molto qui. Io continuo qui a vedere offuscato. Allora sta arrivando l'infermiera. Quanto prima è sullo scrittore? È un bel po', era 8 ore. Ah, ora vedo il suo décolleté perché si è avvicinata a me. Che carina. Credo. Ah, è abbastanza grande. Ah, ecco, ora inizio a vedere bene. Un taglio molto filmico, devo Sì. dire. Non vedo niente. Allora mi sta. Sembra un taglio molto filmico. È Così anche messo. io vedo niente. Sì, forse, però diciamo che nel tempo, dagli inizi fino ad oggi, si è un po' accentuato. Mi hanno messo il catetere. Ti hanno messo il catetere? Sì. Oddio. Aia. Diventato ancora più vecchio. Si staranno curando le emorroidi. Ora c'è un'altra infermiera a sinistra che sistema i fiori. E non è ancora partito il gioco, io devo ancora fare start, questa è la presentazione iniziale. Se ti va bene durerà un'ora. Vabbè, i prossimi li saltiamo perché sennò il gameplay diventa un incubo. Ma tu lo sai che le introduzioni di Metal Gear durano un po' Questa qui, da quello che ho sentito, dura circa 2 ore. Davvero? Qualcosa? Un po' esagerato. Vabbè, andiamo direttamente al sodo, allora Cos'è saltiamo. Metal Gear 4? Oddio, il Metal Gear 4, la cosa più lunga, diciamo la cutscene più lunga era quella finale, ma alla fine era la finale e ci stava. Ma c'era comunque un bordello di cazzo in Sì, a quattro. voglia. C'erano anche delle pubblicità. Secondo me il 4 lo doveva sviluppare Quantic Dream.
Ok, ora sta iniziando ufficialmente il gioco, Ok. Salterò i filmati, se no facciamo 2 ore di gameplay solo di filmati, non mi pare il caso. Sperando che si possano saltare. No, non si possono. Perfetto. Prologo, il risveglio. Ah, ok. Si comincia. Potrò muovere. C'è qualcuno che mi parla e vedo un coro offuscato. Inizio a vedere un dottore. Are you having difficulty speaking? Io sto picchiando lo smoker. Adesso. Non è giusto che sia. Just nod if you can hear me. Controlla la visuale. Controlliamo la visuale. Look up, please. Guardi in alto. Guardiamo in alto. Sembra un tutorial un po' rompiballe. Sì. How do you feel now? Saltare? No, io sto in un ospedale e devo dar retta al dottore. What oddio, quantomeno la cosa buona è che è integrato nella storia. When were you born? Sì. Vale, quel dottore adesso farà un lungo discorso sull'impotenza. Magnifico. Un'altra cosa, Paolo, parlando della Mother Base, come sarà organizzata? Ma guarda, a quanto ho sentito si possono fare tante cose belle con la Mother Base. Intanto sarà esplorabile. Magari all'inizio partirei con una Mother Base piccolina, però poi si potrà anche espandere e diventare veramente molto grande. Ci sono tante funzioni molto belle, tipo il fatto che comunque avrai tutti questi tuoi sottoposti che potrai mandare in missione, potrai osservare il loro comportamento all'interno della Mother Base. Alle volte reagiranno alla tua presenza in maniera differente, qualcuno potrebbe anche far partire una rissa e tu dovrai sedarli, oppure non so, tipo torni da una missione mal ridotto e allora i tuoi sottoposti potrebbero vederti di malocchio, insomma trattarti male. Poi ci sono tante cose simpatiche, tipo il poligono di tiro, le docce per pulire il personaggio, per pulire Snake. Quindi la Mother Base finalmente sarà esplorabile, uno la potrà utilizzare a tutti gli effetti. Sì, addirittura penso che nella modalità online hanno, diciamo, dato la possibilità delle invasioni, dove uno degli altri player potrebbe invadere la tua mente da solo e tu dal... E ti fregherà le anime. No, non credo proprio. Stiamo parlando. Però in un certo senso diciamo che il concetto è quello, cioè ti invade anche se dall'altra parte ci sei tu, che non sei da solo, ma hai i tuoi sottoposti con te che ti tendono la base, le trappole che setti e tutto, quindi dovresti riuscire in un certo a scovarlo. Tra l'altro questa invasione è di un singolo contro Light, sì, dimmi Robert. Light, don't worry. No, che chiedevo Paolo, si tratterà sempre di un singolo contro un'intera base, giusto? Sì, praticamente sì, è il concetto di Metal Gear, appunto, cioè tu cerchi di entrare da solo e... 9 years ago you were injured. Cerchi appunto di invadere la base, portare a termine il tuo obiettivo. Upon examination, come si fa senza l'aiuto di nessuno, in parte diciamo in una situazione di svantaggio, ma allo stesso tempo se riesci ad utilizzare quelle che sono le abilità di Snake dovresti riuscire a completare la tua missione di invasione. Non capito. Comunque mi sta facendo saltare un po' di cose, quindi sto iniziando a saltare, se no qui ci affittiamo domani. Ma che cazzo? C'è qualcosa di curioso, cioè prima mi ha fatto mettere un nome e adesso mi fa scegliere la forma del volto. Ma scusa, ma Snake non è Snake? Questa cosa è strana. Giocherai con Raiden il 40% del gioco.
Seleziona una forma del volto da usare come base per personalizzare il tuo avatar. Trasformiamo in Tony Stark. Rimanendo perplesso. Sembra quasi che tu non sia Snake. Strana la cosa. Spoiler, spoiler, spoiler. Facciamo un bel nigga, dai. Acconciatura. Puoi anche cambiare il colore della pelle. Sì, no, sono un sacco di... No, ma è abbastanza ricca la cosa. Infatti, okay. Fermo fra poco, se no ci metto 60 anni. Ma poi tipo lo rinizierai da capo? Ci mancherebbe. Anche perché mi sono dato un nome abbastanza sgradevole. Pene Cattivo. Io non gioco sicuramente nei panni di Pene Cattivo. Sì, sembra un nome che usi in quelle chat, scoggi. Esatto. Ok. Chat molto visitate. Usare questo avatar? Sì. Devi chiamare Fantasma Pene. O Pene Fantasma. Ghost. Ma che cazzo? Very good. Now let's remove these bandages. Lui sta prendendo per il culo. Il tizio è il volto di quello che ho creato io. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. Non può essere. To hide you from the... Ma che mi prende per il culo? Sarà una burla, sarà uno stronzo che muore da un momento all'altro quello che ho creato io. Secondo me mi sta prendendo per il culo Kojima, mi fa credere che è un tipo di gioco, invece è il solito Metal Gear. Sì. Guarda che sarebbe da Kojima, eh. Secondo me, resterei con quel nero per tutto il gioco. Madonna. Finirei il gioco con Pene Cattivo. Aspetta, il negro sta per morire accoltellato, ti prego uccidilo, perché non voglio essere il negro. Ti prego uccidilo. Dimmi che è uno scherzo di Kojima, sì, sparami! Pazzismo in questa... Tu immagini poi c'è la tomba del tipo... Penny. Sì? Vai! Premi il grilletto! Oh! No! Chi è? Ah, ora è tutto chiaro! Il Nigga è uno che servirà Snake, infatti ora c'è Snake che mi sta aiutando attaccando la tizia che voleva aggredirmi. Ora ho capito, praticamente io ho creato il primo tizio che mi aiuterà nella Mother Base. Il mio vice, in poche parole. Credo che sia questo, il tuo tizio. No, io non sarò il Nigga, io non sarò mai un Nigga. Ora la tipa mi sta stressando, cioè sta stressando il Nigga. È morto? Eh sì. Il Nigga è appena morto. Quindi Kojima ci ha preso per il culo, ragazzi. Secondo me comunque ci sarà la tomba e da questo momento in poi sarà proprio ben cattivo. Nella Mother Base. Questo può essere. Poi pagherai 2000 anime. No, quello a cui sto assistendo è veramente molto curioso. Sto assistendo a cose malate. Una tizia all'improvviso è bruciata. Si è bruciata. Non ho il braccio sinistro. No. Ah sì, quello che pare di aver visto. Mette quella specie di braccio rosso. Io ho creato un Nigga, ma il personaggio è bianco. Quindi ho creato un Nigga, ma sono sempre Snake lo stesso. Wow. Ma perché Snake c'ha le corna? O il corno? Quella domanda. Sai chi sembra? Snake con il corno, sembra tipo quel personaggio in Crash 2, Dr. Jin, che aveva il razzo in esposo in testa. No, vabbè. Ora sono Snake e sto strisciando per terra morente.
E il tizio, dice che devo andare via con lui e scappare dall'ospedale. Però siccome sono stato in coma per qualche anno, è un po' difficile per me camminare. Il tizio non mi aiuta, tra l'altro, mi dice di muovermi, è l'unico bastardo. E sono qui strisciante, aiutami almeno. Che succede? Arriva un elicottero. Ah, tutto abbastanza fluido, quindi non ho problemi di grafica o quant'altro. Ottima, quella cosa della luminosità si è presentata? Boh, aspetta, mo rivedo un attimo il personaggio, non sembra comunque. No, il personaggio sembra abbastanza nitido. Ah, allora hanno avuto una brillante idea di togliere quell'impostazione o comunque di ottimizzarla. C'è una cosa buona. Io sto continuando a strisciare mentre il tizio cammina tranquillamente, e vabbè. Vedo anche il culo del tizio, che c'ha il classico camice da ospedale. Cosa meravigliosa. Questo spiega la musica Gaia all'inizio. Eh sì. Tra l'altro è rachitico Snake, veramente. Si vede che è stato in coma. Ah sì, mi pare di averlo visto quel filmato. Sì. Era uno dei primi filmati che rilasciarono, no? Eh sì. No, comunque quell'effetto in realtà c'è, eh. Penso che poi lo devo disattivare, ora che lo vedo da vicino ci sta ancora. Quell'effetto. Però non è marcato come prima. No, no, vabbè, poi casomai quando giocherò sul serio cambierò qualche impostazione. Però adesso lasciamolo così, chi se ne frega. Allora, sto continuando a strisciare verso la libertà. Il tizio che mi sta aiutando si chiama Ishmael. Perfetto, in lontananza c'è una tizia che sembra Psychomantis. Psychomantis. Ah, sta facendo come lui, ora si è messo in piedi ed è volata via. Bello che questi due stanno tranquilli e beati, capito? Nonostante vedono queste cose strane. Un'esplosione, tutti cadono per terra. Beh, direi che dopo 10 anni di coma assistere a tutto questo deve essere magnifico per Snake. La voglia. Tipo, fatemi tornare dov'è. Ismael sta bruciando. Ma tipo, che cosa mi hanno sparato? Ah, c'è anche l'uomo fiamma direttamente dai Fantastici 4. Ma quale prurito? Qui mi sa che mi tocca scappare, non riesco a muovermi. Cosa mi dice che sto per fare una brutta fine? Che livello di difficoltà hai messo? Non mi si faceva mettere. Ah, non è selezionato. Per adesso no, credo che sia crescente. È incredibile, io sto incontrando dei tizi assolutamente pericolosi e poi spariscono dal nulla. E adesso mi ritrovo di nuovo con Ishmael a scappare dall'ospedale. Ma probabilmente è fatto un dritto, sarà ancora in coma. E può essere. Sarà fatto in genere. Questo passo, questo gameplay diventerà uno dei più lunghi di quel che ho fatto finora. Ah, sul muro c'è un poster. Vediamo un po'. Tenete presente che io verso le 10 in qualcosa dovrei andare. Vediamo però, No, ce la facciamo, dai. Poi ovviamente tornerò un po' più tardi. Aspetta, è un poster dei Gatlish. C'è la Snake, roba di Kojima, sì. Credo che era Ground Zero o qualcosa che pubblicizzava Phantom Pain, uno dei due. Ma credo Ground Zero comunque. Mi ricordo che nei primi dentro qualche armadietto ci trovavi tipo le tipe. Nel 2 c'erano le tipe. C'era anche un poster di un altro gioco. Zone of the Enders? Zone of the Enders, sì, esatto. Sì.
Sì, c'erano tante chicche, molto interessanti. Peccato che non hanno fatto. Ma ci stava un easter egg in Silent. L'hanno messo, eh? Sì, ma i Metal Gear sono pieni di easter. Hanno messo un easter egg di PT. Next time do it yourself. It's always good to try and mend your injuries while hiding from the enemy. Peccato quel gioco. Abbandonato nell'oblio. Non è giusto. Stanno lavorando ad una cosa fatta da qualcun altro, cioè non stanno più lavorando a quella cosa. No, no, assolutamente. Cioè, avevano assunto Norman Reedus, Guglielmo del Toro, cioè, è strano. Ma non c'è né Kojima né Guglielmo nell'altro attore, come fanno a continuare? Sarà qualcuno diverso con altri quello di video. Ok, ora diciamo che mi sono ripreso, stiamo ancora giù a camminare, cioè camminare, stiamo strisciando nuovamente. Mamma mia, un filmato dopo l'altro, terrificante. Sono così tutti i Metal Gear. Help me. I don't wanna die. Una coppietta in lontananza. Poi succederà qualcosa, eh. Vediamo se ho ragione. Oh, oh. Olè, mitragliati. Mamma mia, guarda che fine orribile. La coppietta è andata. Io mi dichiaro morto e morta. Andiamo avanti. Don't get caught in those searchlights. No, c'è anche io da sotto, non è male. Perfetto! Mi hanno appena ucciso. Continua dal checkpoint. Continuiamo dal checkpoint. La tua prima morte? Ahab! Sì. Ho visto. Come troppo. Sei morto? Niente, stavo guardando la coppietta, è arrivato l'elicottero e mi hanno ucciso. Non ho il tempo nemmeno di gustarmi l'ambiente che credo. Stavo evitando Sabbagno mai. Sì. Oh, io vado dopo me. Ah, ok. Buon Natale, Robert. A dopo. Allora, qui vedo in lontananza un altro tizio. Sicuramente morirà pure lui. Eccolo là, è morto. Diventando un'abitudine qui vedere la gente morta. L'altro filmato lo saltiamo. Ora sto scappando da una squadra speciale che mi dà la caccia, insieme ai piani bassi. Io sto facendo più o meno la stessa cosa, solo che sto scappando dalla marina. Ecco. Affettiamo tutto un po'. Veramente per essere un muso è proprio bello One Piece. Sì. This way. I'm Agricola. Come on. Do you hear that? What's going on over there? Oh, Rosicke. Però mi sto facendo largo fra la folla. Ma è ancora quello che sembra essere un trip o... Sono ancora in quello che sembra essere un trip, sì. Ora primo piano sul culo di un essere. Tutti mitragliati, olè. E giustamente, essendo il protagonista, mi salverò. Tutti mi stanno facendo da scudo nonostante non lo vogliono fare. Ecco, sono morti tutti quelli che avevo davanti e di dietro, io mi sono salvato. Che caso strano, eh? Potevo morire. Che sta rivivendo il passato prima di entrare in coma. Ecco.
figata, ho fatto 84 KO con una sola mossa. Oddio, che ansia. Ora mi trovo sotto i tavolini e stanno uccidendo tutti i poveri malati che stanno sopra le varie sedie. Sedie, letti, li stanno uccidendo tutti. Sembra all'inizio di The Walking Dead. No, veramente, è una situazione che mette molta ansia, anche perché io sono un povero magrolino, indifeso e monco. Quindi non posso proprio fare nulla contro questi qua. Minchia, ne hanno ucciso un altro. Una mattanza. Porca troia. Che finora sembra tutto tranne che Metal Gear. Tra l'altro la prima volta che hanno ucciso il primo sul lettino pensavo che me l'hanno beccato, invece no. Stavano continuando a uccidere i vari tizi sul lettino. Ogni volta premo select per saltare i filmati, però qualche volta non è un filmato ma è il gioco. Ok, forse ci siamo quasi. Ecco altri morti. Adesso che percentuale del primo capitolo dovresti essere? Non è la bellissima idea. Penso di sì. E dai, saltato anche i filmati? Sì, sì. Sì, no, ho saltato i filmati. Ora mi sto fingendo morto e davanti a me vedo dei tizi che stanno uccidendo tutti i presunti vivi e si stanno avvicinando verso di me e la cosa inizia a mettermi ancora più ansia. Adesso i giochi horror di tensione non sono adatti a te. sembra quasi la scena del 3 con Zorro. The Zorro. Sì. Ma guarda, a me da come l'ho descritto sembra proprio l'inizio della serie televisiva The Walking Dead. Che lui è tipo in un ospedale, cominciano ad ammazzare tutti, si sveglia dal coma, lui non capisce cosa sta succedendo. Comunque finora si sta dimostrando molto fluido, tutto tranquillo, ottimizzato veramente bene. Sto giocando col gioco pompato al massimo. Considerando che hai anche i filtri attivati. Ah, faccio. No, è davvero uno spettacolo per gli occhi. Direi anche superiore a Ground Zero. Sono guardia all'improvviso, meno male che non mi ha visto. Ah, il tizio che mi aiuta adesso ha una pistola, bene. Potrei averla io, no? Devo essere inerme e cagarmi sotto fino all'ultimo. Stealth è la via.
Ecco un altro filmato, saltiamo. In effetti uno uno stealth dovresti poterlo completare anche senza armi. Ah, adesso c'ho un'arma. Wow. Che cazzo devo fare? No, ok. Ah, ora c'è la visuale. Praticamente quando miri puoi anche mettere la visuale in prima persona. Per la mira più precisa, più che altro. Vabbè, ti ricordo che comunque c'era anche in passato. Sì. Però mi pare che in Ground Zero non l'avevano messo. Ah, con la pistola mi sento un po' più tranquillo, va? Finché da dietro non spunta un cantare. Esatto. Tra l'altro quando ricarica la pistola è velocissimo nonostante c'ha un uncino al posto della mano sinistra. La cosa è molto molto curiosa. Uncino. Mi era andata la pistola fatta apposta per lui. Sì. Con il gancetto per l'uncino. Esatto. Ma chi è? Mi ha visto qualcuno? Ah, ok, l'ho sistemato. Che ne pensate dell'effetto rallenti che hanno messo quando venite beccato? Sinceramente, mi sembra tanto prendere per mano il gruppo che non sa giocare. Io non l'ho ancora visto. Mi sono spoilerato praticamente. In realtà Kojima disse che tutti gli aiuti che ci sono su questo Metal Gear sono stati fatti perché il mondo è talmente vasto che il nemico potrebbe arrivare da qualsiasi direzione, bla bla bla. Però anche prima il nemico potrebbe arrivare da qualsiasi direzione, anzi un ambiente più chiuso è più facile che il nemico ti spunti dietro l'angolo e tu non sai che c'è. Non è te. Quindi mi sembrano più aiuti fatti per far giocare al gioco anche chi è incapace dello stealth. Sì. Vabbè, diciamo che per renderlo più aperto a tutti. E è il trend odierno fondamentalmente. Ah, comunque si può disattivare quell'opzione, ma meno male. Sinceramente basterebbe solamente bilanciare le difficoltà e poterle rendere selezionabili per quanto raccontare troppo a tutti. Facile, medio, difficile. Vabbè sì, nei vecchi Metal Gear c'erano più del difficile invece. Quando fai la difficoltà regolabile, cioè non regolabile, quindi si regola in automatico, tante volte la difficoltà è definita anche da quello che ti permette di utilizzare. Può anche stare, però sai, questi limiti sono appunto un po' troppo evidenti, sì, esatto, cioè gli mancava solamente che ti mettessero il percorso da fare per arrivare a destinazione e poi era completo. Dai, ti scusi. Il punticino nella mappa o... sono trovato in mezzo a una sparatoria veramente cruenta, però vabbè, me la son cavata. In questo momento sono solo. Il tizio che mi ha aiutato finora si è levato dai marroni. Ah, eccolo là! Bastardo! Puoi aiutarmi a sparare? È quello di prima. No, no, è un tizio mascherato, bianco. A meno che non si leva la maschera, all'improvviso quello che vedo bianco diventa nero. Un altro filmato, sentiamo.
Allora, vedo un tizio di fuoco che scommetto devo evitare. La domanda è come lo evito, mi si sta avvicinando. Io mi sto cagando sotto. Oddio. Furgone blindato! E ha distrutto un elicottero. Cioè tutto all'improvviso, eh? Go, go, go! Ok, ora ci sono un sacco di soldati contro il tizio di fuoco. Saltiamolo per evitare spoiler. E adesso dove devo andare? Di qua no, ma penso di qua. Altro filmato, saltiamo. Oddio, questo è l'inizio, minchia, questo gioco durerà anni di questo passo. Altro filmato, saltiamo. Altro filmato? Sì, saltiamo. Use this. Watch our backs. Shoot him. Ora sono a cavallo. Devo sparare al tizio di fuoco. Con chi sono? Ah, sono con Ocelot. Mi sta aiutando. Mi sembra di stare in Red Dead Redemption adesso. Manca solo che spunta John Marston. Che cosa? Ocelot. Sì, sì, è un po' più invecchiato. Mamma mia, sono visto come incazzato, sta bruciando tutto. Che cosa? Ci assomiglia al tipo del 3. Se ti ricordi quello lì che incendiava tutto anche, poi è morto e esploso. Volgen. Sì, è generale Volgen. Volgen. Sì, sì, no, ma io sono sicuro che lo... Anche perché i vestiti sono gli stessi. Perché se si sta facendo questo trip mentre che in coma è palese che stai incontrando tutti quei personaggi. Quindi salvo le navi che Big Boss, cioè The Boss, che lo getta giù dal ponte, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine. We shook him off. Boh, forse ce l'abbiamo fatta, andiamo un po' di nuovo. No, non vuole proprio lasciarci andare questo stronzo di fuoco. Tra l'altro sta cavalcando un cavallo infuocato con un corno. Eh sì, un unicorno infuocato. Altro filmato, saltiamo. Ah. Ok, ho finito il prologo, ragazzi. Ho fatto anche A, chi l'avrebbe mai detto? Nome in codice CIC. Incredibile. Ho fatto un punteggio A, 100.000, niente male. Ok, minchia, prologo cazzuto. Il successivo. Eroismo attuale 800, ah, grazie. Beh, dovremmo aver finito qui. Che dite, ci fermiamo qui, dai, sennò qui quanto dura? Tanto più o meno abbiamo fatto vedere, certo, sarebbe da far vedere chissà che cosa, ma Metal Gear, da quanto abbiamo capito, questo nuovo capitolo, non dico infinito, ma molto longevo. Quindi... Ah, sì, infatti ci saranno tante missioni secondarie, tra virgolette, quindi... Sì, sì, direi che come accenno ci può stare, dai. Ok, allora adesso andiamo alla schermata principale, e poi ci salutiamo. Comunque, boh, avete qualcos'altro da dire su questo gioco? Altri pensieri?
magari anche rispetto a in particolare. Io penso sempre che per farsi un'idea una persona un gioco debba provarlo, quindi nonostante io abbia appunto dei sentimenti contrastanti al riguardo, lo prenderò, sì, e vedremo. Prenderai le 4, no? Sì. Buono. Tu, Turok, invece, cosa hai da dire su questo gioco? Non ho capito. Cosa hai da dire su Phantom Pain? Qualche ultima cosa prima concludiamo? Io sicuramente lo comprerò in versione o 360 o PS3, a seconda di quella che costerà meno, che troverò di meno in offerta, la prenderò lì, perché ancora non sono in possesso di una console nuova. Fortunatamente con Metal Gear hanno fatto anche le versioni per le vecchie console. Immagino saranno comunque versioni abbastanza castrate. Sì, ma castrate quanto sia, il Fox Engine si è sempre comportato bene sulle vecchie console, poi, conoscendo Kojima, si è sicuramente fatto bene comunque. Ma sì, infatti. Magari non girerà a 60 frame, ma girerà a 30, ma non importa, è importante che riesco a giocarlo. Sì, infatti. I'll tell you anything I can about it. Ok, allora mi provi per chiamare il suo. Allora, adesso dove sono? Chiamo informazioni sul supporto. Ah, dovrebbe aver finito qui. LB, lo sto premendo. C'è un cazzo. Take a look through your binoculars. That's Violo Village, the Violo Collection. Ok, allora adesso mi ritrovo in una specie di luogo enorme, tipo Grand Canyon insieme a Oslo, quello che hanno fatto vedere, vi ricordate, no? A cavallo. Sì. Mi ritrovo lì adesso. Tutto come nuovo, lindo e pinto, bello vestito, col braccio metallico. Ancora non si è capito se quello era un trippo, ma no. Sì, no, infatti. Marker removed. Marker removed. Take a look through your binoculars. Fai un'occhiata col binocolo. Che devo guardare? Something wrong? Put a marker on the village, boss. Legge con l'indicatore. Marker placed. Questo l'abbiamo fatto. Something wrong? Put a marker on the village, boss. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Okay. Ora c'è un altro filmato, lo sentiamo. E per il resto ora sono libero di andare a cavallo quanto voglio. Dico. Sì. Con questo mi abbasso per non farmi notare dagli altri. Ah, vediamo la cacata di cavallo come si fa. Ma perché non la fa da solo? Ma penso che accomando. Cagano, mi pare che ti potessi portare oltre al cavallo anche altri compagni, tipo il cane. Sì, sono 4, il cavallo, o il cane, o il piccolo Metal Gear, o la tizia col cecchino. Ah, interessante. It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change. Perché la cosa della cacca è un'abilità che devo imparare. Riesco a farlo cacare. Ma magari lo fai in automatico. Magari dopo un po' che mangia. Sì, infatti. Adesso prima di andarcene a salutarci voglio vedere una cosa. Voglio provare a sparare al cavallo. Mi sto sparando ma non muore. Il cavallo è immortale. No, muore, aspetta, è morto, sì. Violenza con.
Allora, appena è morto è apparso un palloncino e l'ha portato via per medicarlo. Lol. Allora non era morto. No. È bello che gli ho sparato a morte, eh? Tipo in testa. Sì, sì, vabbè, io tipo su una chiappa non finire, però era abbastanza cruente. Ok, ora mi trovo in una landa desolata e niente, direi che può finire qui. Allora, è un ringraziamento per Turok e Paolo per questo gameplay e ve lo consiglio assolutamente, anche perché la saga di Metal Gear è la mia preferita in assoluto, quindi sicuramente le mie preferite, quindi. Sicuramente uscirà un titolo niente male. Bene, allora, ok, tu Paolo, vai, mi saluti. Sì, saluto tutti. Perfetto, anche io. Allora, lo slide è tutto. Fanculo, stronzi!